Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi vedremo insieme Zombarinetta che troviamo su Fisarmonica Superfacile, volume 3. Questi sono i brani che sono stati richiesti da voi, insomma, ho fatto questa raccolta appunto di brani semplicissimi e divertenti. Farò prima ascoltare il brano e poi passeremo allo studio. Il brano è questo. Diciamo tutto da capo e poi ci sarà il finale che vedremo insieme. Inutile ripeterlo, insomma, perdere tempo a fare questo. Allora, vediamo, è una tarantella, inizia a levare, quindi pensiamo il 3, poi il 3 in battere, quindi vabbè, inizia col pollice sul do, quindi pollice do è questo, la posizione è questa, perché legge la nota, insomma, quindi terzo dito sul mi, quindi pollice sul do e iniziamo col terzo. 3 in levare, 1, 3, 3 in battere, un movimento, poi 3 in battere, 2 in levare, poi pollice in battere, pollice in levare, pollice in battere, quindi 1, metto un metronomo lentamente, vediamo, a 56, quindi pensate 1, 3, 1, inizia 1, 3 in levare, quindi 1, la, pensate 1, pa, pa. E il 2 in levare alla fine, quindi un ecco qua, ripetetevi questo, quindi pollice sul do e iniziate però col terzo dito, quindi un, il 3 in levare, poi 3 in battere, 3 in levare, andiamo avanti, 2 in ba 3 in battere, 2 in levare, pollice in battere, pollice in levare, pollice in battere e 2 in levare, quindi è 1, quindi 1, 3, 3, 3, 2, pollice, 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 2, chiaro? Quindi 1, mi, re, do, re, chi legge le note, chiaro? Ripetete per 10 minuti. Bentornati, andiamo avanti. Qua abbiamo ribattuto 3 volte il terzo dito. 3, 3, 3, 4, 3, 2, che dura una pulsazione e mezza, quindi battere, una pulsazione, battere e levare va il quarto dito, chiaro? Ed è questo. Ovviamente per semplificare tutto, il ribattuto ho usato solo un dito, quindi così, altrimenti per molti è difficile, quindi è 3, 3, 3, 4 in battere, 3 in levare e 2 che dura una pulsazione e mezza, quindi 1. Sentite 2 pulsazioni, poi in levare mettete il quarto dito, quindi 2. Ovviamente il quarto dito che c'è scritto allarga di un tasto, così, quindi è questa, quindi 1, 2, quindi 1, 2. Ecco qua, ripetete questa frase che va di qua. Ta 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 ta, 1, 2, allargate subito, fate questo per 10 minuti. Bene, bentornati, collegate tutto il rigo altri 10 minuti. Bene, ben fatto, andiamo avanti. Dopo che avete allargato il quarto dito qui sul sol praticamente, andiamo al rigo successivo, un movimento col sol, poi 4 in battere, 5 in levare, poi 4, battere, 4 in levare, 4 in battere, 5 in levare, così, quindi queste due battute. Andiamo avanti, 4, 3, 2, 3, 2. Ripeto questo rigo, quindi. Qua che dovete fare questo rigo, avete il quarto dito che dura una pulsazione. Poi 4 in battere, 5 in levare, 4 in battere, 4 in levare, 4 in battere, 5 in levare, poi 4 in battere, 3 in levare, 2 in battere, pollice in levare. Qua dovete girare col 2 qui, vedete? Lo tenete sempre premuto e cambiate dito. Col tasto sempre premuto, c'è scritto qui, ve lo evidenzio.
Anche questo dovete studiare, diciamo gira e poi dopo che avete girato col tasto sempre premuto effettuate questo cambio. Il cambio è difficile, mettete una mezz'oretta e fate. Ripetete di qua, ve lo faccio ascoltare solo col diciamo, col metronomo questo rico, altrimenti siete, magari alcuni si potrebbero insomma perdere così, quindi lo collego all'ultima nota del primo rico che è rilevare. C'è il 3 in levare, chiaro? Quindi 1, 2 e il 3 capita in levare. Vedo se trovo un attimo tutto in diretta. Ecco qua. Ecco qua. Facciamo questo, riprendete nuovamente da capo e poi si va avanti. Va bene? Ecco qua, vedete? Quindi facciamo questo pezzo rosso e c'è questo terzo rivo che non è altro questo rivo. Si ripete due volte questi due rivi. Poi si va avanti, non si salta questo pezzo rosso e si fa il 2. Il 2 è uguale a questo, cioè si gira e si cambia dito, quindi è uguale. Cambia solo questa nota, che il quarto dito si allarga sul Sol. E andiamo di qua in poi. Quindi finiamo col 2, cambiamo col pollice. Allarghiamo il quarto dito che andrà ovviamente di un tasto che andrà sul Sol ovviamente e sarà, prendiamo quindi dall'ultima nota del secondo rigo, sarà così, quindi 1 quarto dito che okay, avete visto ora, insomma dura due pulsazioni, 1 e il pollice, diciamo sentiamo due pulsazioni, lo lasciamo subito perché in levare andrà un'altra nota. Lo lasciamo subito, quindi ancora questo 1, la, pa, lascio subito perché in levare ce ne andrà un'altra. Ripetete ancora questo, ora di qua, quindi qua pensate 1, il 4 in levare, pa, 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 1, 2 qua, 1, 2 subito lasciate perché in levare suonerete questo. Fatelo per mezz'oretta. Bene, bentornati. Sapete fare questo, quindi un. Pollice. Levare subito il sol ora, quindi dal pollice, quindi terzo rigo, ultima battuta. Ripetiamo questo, quindi abbiamo ultima nota del terzo rigo, il quarto dito in levare, poi rigo successivo 4-4, nuovamente 4-4, battuta successiva 4-5, altre due note 4-3, poi il 2, quindi ancora questo 1. Quindi qua c'è scritto sia gira come sopra e poi cambio, cioè sullo stesso tasto cambiate il dito. Ora vi mostro praticamente ciò che dovete fare ed ecco qua, tutto in diretta come sempre, quando cerco di essere quanto più rapido possibile. Ecco qua, quindi la seconda melodia inizia da qui, di qua, da questa nota, quindi pa pa pa, chiaro? Quindi da qui inizia la parte. La seconda parte, ta 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 ta, poi pa 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 pa. Qua il 2 vedete gira e cambia poi tasto, quindi poi allargate di un tasto, andate in sintesi, andate col quarto dito, andrete col quarto dito sul Sol e quindi è come se suonate questo tasto qui, quindi pa pa pa, ripetete due volte questo, diciamo questi due righi, poi non fate più questa parte rossa e fate questa blu che vi evidenzio ora. Però insomma, se non capite questo fatto di ritornelli non fate nessun problema, perché poi è importante che capite fino dove è il ritornello. Poi per chi incontra difficoltà all'inizio facilmente capirà gli agganci, cambia solo una nota finale, cioè vedete qui tra questo e questo cambia l'ultima nota qui e qua l'ultima nota, quindi non è un problema, è importante che imparate fino qui, poi il resto non è un problema, quindi non perdete diciamo un brano per una nota, quindi perché molti non ci capiscono niente, qua si ritorna tranquilli. Quindi poi vedete, saltate la seconda volta questo pezzo rosso e fate il blu,
Facendo il blu, ripetete da capo tutto il brano, come avete fatto ora, chiaro? Per finirlo ci sta come il gioco dell'oca, da questa S al segno e poi il finale, che vuol dire? La ripetete praticamente da capo. L'S diciamo, è dall'inizio, quindi non dalla S, dal segno, il segno diciamo, è all'inizio qui, ecco qua, lo mettiamo ora. Dall'S all'inizio fino al segno qui. L'altro segno è questo, vedete? Quindi dall'inizio la S che è questa, fino a questo simboletto, e poi finite il finale dove alla pagina nuova che vedremo insieme. Quindi facendo dall'inizio, questo è il finale. Variate. Quindi chiaro, questo è il finale. Quindi riprendiamo dal secondo rigo di qua, lo facciamo lentamente. Quindi ora vado al finale, c'è scritto pollice sul sol, quindi avvicina qui. Chiaro? Molto semplice, lo ripetete, ecco qua il finale è scritto qui. Quindi quando arrivate qui dovete da queste note fare il finale, va bene? Bene, ripetetelo tantissimo, i bassi sono semplici, sono scritti, ve li faccio ascoltare lentamente, potete mettere anche i bassi alternati se diciamo volete, non è un problema, ve li evidenzio, chi volesse mettere i bassi alternati, ecco qua, un attimo al volo vi scrivo, vi evidenzio i bassi che saranno alternati, così facilmente potete individuarli, che molti all'inizio insomma incontrano difficoltà a mettere i bassi alternati, cioè non molti, quasi tutti all'inizio, perché non è una cosa molto semplice. Quindi inizialmente potreste anche non mettere i bassi alternati, da qui a qualche mese reinserite, chiaro? Ecco qua, tutto in diretta da capo, quindi questo è il terzo dito, dopo qualche mese che l'avete memorizzata benissimo, un, tre, poi terzo dito basso accordo, i bassi in zero, posizione zero, cioè do, basso accordo, poi alternato sul 3, il 2 l'accordo, poi basso, accordo, alternato, ora il 2 con i bassi su sol settima, cioè 1 settima, alternato, il quarto dito che allarghiamo con l'accordo, poi quarto dito basso accordo, alternato col 4, 5 l'accordo. Andiamo avanti, basso, accordo, alternato, accordo, basso, accordo, alternato, accordo. Giriamo col 2 e andiamo con i bassi sul Do, cioè posizione 0. Facciamo, nel frattempo cambiamo anche dito. Accordo, alternato, col terzo dito sull'accordo. E si ricollega. Bassi sul Do, quarto dito sul Sol con l'accordo, vado al terzo rigo, accordo alternato, accordo, basso, accordo alternato, accordo, ora il quarto dito con i bassi sul Sol settima, cioè 1 settima, quindi per chi legge solo i numeri, quindi alternato, accordo, basso, alternato, quarto dito con l'accordo, alternato, accordo, basso, accordo alternato. Il 2, i bassi vanno sul Do, cioè posizione 0, basso, accordo, alternato, il pollice e l'accordo. Giriamo col 2 come sopra, basso, accordo, alternato, sappiamo che abbiamo dito, quarto dito sul Sol, che si ricollega. Ovviamente si ripete da capo. Io mi sono fermato ogni volta di cambiare il basso, appunto per farvi capire bene dove cambiano i bassi, però è ovvio che quando arrivate qui dovete ricollegare senza far sentire questo. Se questo si sente il collegamento vuol dire che avete le idee ancora poco chiare, siete andati troppo di fretta, andate con più calma, imparate prima bene la mano destra e poi mettete insieme a mano unita e senza fretta. Il finale è questo, vediamo velocemente il finale. Bene, il finale è facile, avviciniamo col pollice qui sul Sol, siamo qui bassi sul Sol, cioè 1 settima, facciamo po' alternato, sul quarto dito tutti e due i bassi di Do, cioè posizione 0, poi il pollice con Sol settima, cioè 1 settima, e il quarto dito con i bassi sul Do, cioè 0, e quindi è questo. E quindi.
quindi eccoci qua. Quindi, come notate, il brano è, diciamo, abbastanza semplice, ovviamente se avete già fatto gli esercizi precedenti, gli esercizi per la tarantella, altrimenti diventa difficile anche mettere i bassi, quindi vanno fatti tutti gli esercizi. Prima se dovete seguire la playlist degli esercizi e poi quella dei brani, quindi iniziando dai brani più semplici per arrivare a questi che fa parte, insomma, fanno parte del terzo volume. Bene, se vi è piaciuto questo video, condividetelo sui social, sarà un modo per farmi capire che se, insomma, il video, vi è stato d'aiuto, insomma, volete anche altri video, altrimenti non ha senso farli per me stesso. Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!